Benvenuti su Fossolo 76 Channel per la finale del campionato WISP Calcio 11. In campo Fossolo 76 contro San Marino. Dopo se soppalle del San Marino, la percussione del numero 13 sulla destra. Ancora numero 13, il tiro e la parata in due tempi di Fuligni. Occasione per il San Marino al primo minuto del primo tempo. Alla battuta, alla tesa, la deviazione, lo spiovente, la traversa. Occasione per il San Marino, ancora in gioco. Palla in mezzo, Fuligni e Fossolo sotto pressione. Doppia occasione per il San Marino, impegnato il portiere del Fossolo. Gentilini, Vannini, il tiro da fuori, alto. Punizione, ancora Ianno sul sinistro e ancora in porta e ancora Fuligni impegnato dal numero 3 del San Marino. Brunaccioli riesce a servire Gentilini, Gentilini si gira, si libera di un uomo, di un secondo, avanza Gentilini, la palla filtrante per Franzoni, Franzoni entra in area, il tiro e la palla che esce di un niente. Occasione per il Fossolo al 17° del primo tempo. Vannini, il tiro dalla lunga distanza e la rete! Il gol di Fabbri! Il tiro da fuori, l'incertezza del portiere, la palla che gonfia la rete, l'1-0 del Fossolo, porta in vantaggio la squadra in maglia blu. E porta in vantaggio il Fossolo. Ancora Ianno. La palla respinta coi pugni da Fuligni in calcio d'angolo. Spiovente verso il numero 14, Puggioli, Puggioli, il sinistro. La rasoiata, rasoterra, che esce di poco. Occasione per il San Marino. Spiovente, il colpo di testa. Ancora. Occasione per il San Marino. Brunaccioli, Gentilini. Trova Vannini, Vannini si libera di un giocatore al sinistro, a lato, incursione pericolosa del numero 9. Siamo giunti al 39° del primo tempo, punteggio 1-0 per il Fossolo e l'arbitro banda le squadre negli spogliatoi. Vantaggio del Fossolo per il gol di Fabbri, 1-0 per la squadra in maglia blu. No. Ancora numero 13, mette in mezzo, Parise libera, il traversone, la respinta del giocatore San Marino, il tiro e la parata del portiere Benigni, occasione per il Fossolo. Brunaccioli disimpegna, avanza sulla sinistra. La percussione e il tiro. Tiro di Franzoni, è uscito di poco. Gentilini all'indietro verso Bruschi. Bruschi deve ripiegare, cerca l'aiuto in Gentilini, spostato sulla fascia destra. Ancora Bruschi, il primo dribbling riesce, avanza Bruschi. E il rimpallo, conquista un importante palo laterale. Sulla sinistra lo spiovente, Parisi controlla ma c'è l'avanzata del San Marino, il tiro e la rete, il pareggio del San Marino. Il numero 10 ha fatto gol dall'olio, è entrato nel secondo tempo, ha pareggiato al 23° del secondo tempo, 1-1 tra Fossolo 76 e San Marino. Scambio con Parise, lancio in direzione di Lolli. Franzoni combatte, ma vantaggio dell'Inni. Franzoni, al limite dell'area, Franzoni lo scambio con Golinel, con Gentilini, il tiro alto! Occasione per il Fossolo, siamo giunti al 27° del secondo tempo. E l'arbitro fischia alla fine dei tempi regolamentari.
e si dovranno affrontare i calci di rigore per l'assegnazione del titolo del campionato calcio 11 Wisp. Inizia la lotteria dei rigori alla battuta del Fossolo con Gentilini, il tiro e la rete, 1-0 il calcio di rigore, anzi 2-1 per il Fossolo dopo i calci di rigore. Per il San Marino Ianno, il tiro e la rete, 2-2. Per il Fossolo Fabbri, dal dischetto numero 7, il tiro e il palo, colpisce il palo Fabbri, rimangono le squadre sul punteggio di 2-2. Per il San Marino numero 16 Bellini, il tiro e la parata, di Fuligni, mantiene le squadre sul punteggio di 2-2. Sul dischetto Lolli il tiro, no è uscita, illusione, uscito il tiro di Lolli, sempre 2-2. Il tiro è uscito, anche il rigore del San Marino, sempre sul 2-2, numero 18. Alla battuta Bolinelli per il Fossolo. Ed è rete! Il gol, rallentatore, ma è entrato, mezzo cucchiaio, è riuscito Bolinelli a portare in vantaggio il Fossolo sul 3-2. E la rete, il pareggio del San Marino. Dal dischetto Franzoni. E la rete! Potente il destro di Franzoni, porta in vantaggio il Fossolo. Dal dischetto numero 10. Il tiro e il gol. Il gol del San Marino che porta le squadre sul punteggio di 4-4. Dal dischetto per il Fossolo Tramuto. E la rete! Il gol di Tramuto! 5-4 per il Fossolo. Dal dischetto Baldassi per cercare di tornare in parità. Il tiro di Baldassi e la rete, 5-5, si va oltranza. Dal dischetto Parise per il Fossolo, il tiro alto, ora è tutto nei guantoni di Fuligni. Balboni, dischetto che potrebbe assegnare il titolo, e la parata! Fuligni tiene in gioco il Fossolo, la parata di Fuligni, il rigore battuto da Balboni, rimaniamo sul 5-5. Al dischetto Santi, il tiro fuori, battuto troppo lateralmente. Ancora match ball per il San Marino. San Marino sul dischetto, il tiro e la parata ancora di Fuligni, tiene ancora in gioco, 5-5 Fuligni, la terza parata, e adesso è tutto nei piedi di Brunaccioli. 5-5, rigori infiniti, ci prova adesso Brunaccioli a invertire la rotta, al dischetto e la rete, si porta in vantaggio il Fossolo, il gol di Brunaccioli.
Match ball per il Fossolo, se sbaglia, e sbaglia! Il Fossolo è campione! Campione per il secondo anno consecutivo! Mulini ha parato, il Fossolo vince il titolo, campionato WISP 2023-2024! Il Fossolo è ancora campione WISP. La sofferenza, i calci di rigore, l'esultanza dei tifosi. Il Fossolo può ancora alzare al cielo la coppa. La vittoria dei ragazzi giallo-blu. Il trionfo, la festa. Come campione provinciale del calcio WISP, Fossolo!